stiamo parlando dei Simpson, che è forse la serie TV più longeva nella storia, credo, non vorrei sbagliarmi, ma io quando ero ancora alle elementari a Milano, in Italia, mi ricordo, tornavo a casa da scuola e guardavo i Simpson, quindi deve essere piuttosto longeva. E si tratta di una serie TV che appunto ha avuto parecchi compositori per la sua durata, tra i quali appunto Karatav e noi, che scriviamo la musica per i Simpson adesso. Quindi ha una cultura musicale assolutamente estesa e dalla quale si deve assolutamente prendere ispirazione, quindi bisogna trovare, c'è uno studio che va fatto prima, di strumentazione, orchestrazione, che tipo di strumenti usano, che tipo, di funzione ha la musica. Per esempio, nei Simpson, per la maggior parte la musica, ci sono anche delle sequenze dove c'è bisogno di underscore, quindi di musica di sottofondo per le azioni. Ma per la maggior parte è musica di transizione, cioè da una scena all'altra. Quindi tutte queste cose, qualità sonora, che strumenti usano, il clarinetto per esempio è uno degli strumenti più utilizzato nei Simpson, che combinazioni di strumenti, che tipo di ensemble si utilizza per raggiungere quel suono lì dei Simpson. Quelle sono tutte cose che bisogna assolutamente fare prima di iniziare a scrivere, perché alla fine il producer o chiunque stia finanziando il progetto, se ascolta e dice "This doesn't sound like Simpson", quello è un problema. Quindi prima di tutto bisogna raggiungere quella qualità sonora. Poi c'è un discorso dei temi. Volevo fare un altro esempio che mi è venuto in mente. Star Wars, che ho accennato prima, vi ho fatto vedere le locandine, ci sono film, serie TV e anche videogiochi adesso di Star Wars, che è forse il franchise con alcuni dei temi più famosi nella storia della musica dei film, il tema di Leila, il tema della forza. Sono temi che vengono utilizzati in tutte queste forme, nelle serie TV, nei videogiochi. L'ultimo videogioco di Star Wars, per esempio, Jedi Survivor, si sentono sempre i temi di John Williams. Quindi, per il discorso dei diritti, quello evidentemente è un problema. Io non sono super serrato su il tema dei diritti, perché per adesso non ne ho avuto a che fare. So però che assolutamente bisogna acquisire i diritti per usare questi temi. I compositori di questo videogioco sono Steven Barton e Frederick Wildman, di questo videogioco di Star Wars. Sarebbe interessante chiedere a loro un po' com'è stato dover prendere questo brand leggendario di Star Wars, questa musica iconica, e dover comporre qualcosa di nuovo, perché in questi casi non si può riutilizzare musica preesistente. Si può, ma costa molto, soprattutto nel caso di Star Wars, e bisogna acquisire i diritti. Quindi la soluzione più facile è quella di pagare i compositori per scrivere musica originale, e in questo caso loro hanno dovuto creare composizioni nello stile di John Williams, a volte utilizzando i temi, se permesso e possibile, ed è sicuramente, io non posso immaginare come possa essere stato per loro dover fare questa cosa, ma sicuramente è estremamente impegnativo.